un autore molto importante nella sua formazione artistica, sia come apprendista, che è la sua materia principale, e anche per il quadro, la scrittura a olio e le incisioni. Di Sergio io conoscevo gli acquarelli e la sua impronta molto forte, molto energica, che dà un quadro completo del suo modo di dipingere. E sono orgoglioso di aver fatto una cosa che secondo me è un po' fuori benissimo, per complimenti per tutti i lavori che sono molto normali. Come Presidente del Libero Ambiente Arte volevo ringraziare la Diego perché se la allora, l'amore per la tua passione, la passione per il tuo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Tu sei un dominatore della materia, tu fai fare a queste molecole di idrogeno, ossigeno che è l'acqua, dei movimenti antigravitazionali, li sai condurre, li sai giustamente e sapientemente domare e riusciamo a vedere quello che hai portato qui oggi, che è veramente qualcosa di sensazionale. Promosso! Oggi per Galliera è un giorno importante e ci tengo, che è una delle cose belle di Galliera. Se vi permettete, mia mamma sono profondamente piantate e sono veramente qualcosa di meraviglioso della conoscenza del nostro rapporto familiare. E parlavo di know-how, di conoscenza, di esportare la cultura, ma c'è anche la lungimiranza, perché Galliera è un paese che va molto avanti. Pensate che era il 1974-75, quando alcuni genitori pensarono che fosse utile che i bambini a scuola di seconda elementare imparassero una lingua straniera. Quindi, cosa improponibile. In quel corso di seconda A della Montegrappa, il professore era Sergio Vigolini. In quella cattedra, in quel banco c'eravamo. Aver potuto dare un piccolo contributo a questo momento di poesia, qui a casa, a Galliera. Il lessico di Sergio Vigolin è familiare e poetico allo stesso tempo. Lo riconosciamo perché lo ritroviamo nel nostro privato e lo assaporiamo nel momento in cui diventa evocativo. Le sue parole sono gli oggetti della quotidianità o i luoghi delle nostre passeggiate. I primi affidati alla tela o alla carta come ad un diario, i secondi orizzonti altissimi oltre la siepe, densi della profondissima quiete e leopardiana memoria. In entrambi i casi, che si tratti di vasi o fiori o paesaggi, Sergio ci parla di una memoria meditata e lasciata decantare, ma non per perderne i contorni, piuttosto per afferrarne l'essenza, trasferendo in immagini ciò che in letteratura si chiama sinetiche. Ecco allora che Venezia è il ponte sul Rio, la laguna è una barca a riposo, l'inverno è un percorso tra gli alberi spogli, il mare è il viaggio tra ciottoli e vegetazione, la storia è un'anziana signora greca, la guerra è racchiusa in un'ultima lettera e un monotipo. Ecco allora che l'uomo è ombrello, emozione, trasalimento imprevisto, e cravatta, legame, prigione o relazione. I segni quindi, soggetti e parole, sono esperienza e diventano umanità, in un percorso che ha per confine la memoria o la coscienza, o forse non ha confine nel momento in cui Sergio sperimenta neologismi e tecniche. Questa personale stessa è un percorso di Sergio, dei rerum frammenta in cui convivono l'esperienza nel Vermont, la scuola veneziana, l'incisione imparata dal maestro Bernardi, la leggerezza dell'acqua come colore da una parte e i vividi colori ad olio dall'altra. Con la delicatezza che lo caratterizza, Sergio ci apre il suo diario. Ci racconta la conquista della trasparenza dell'acquerello, che permette di non rimanere più davanti al soggetto, ma di andare dentro il paesaggio, dentro le forme, in una dimensione in continuo mutamento, intangibile eppure decisiva. Ci racconta il profumo del colore ad olio che si fonde col colore di Venezia. Ci racconta poi che la bidimensionalità della carta può farsi scultura e spazio alternativo in cui le figure, la cravatta, sperimentata come segno grafico, e i ricordi, la famiglia, i suoi componenti, la zia, gli zii,
diventano soggetti vivi nelle pagine del libro d'artista, si trasformano, raccontano storie sempre diverse, usando il lessico di chi, in un preciso momento, in quel preciso momento, le legge. Sergio Vigolin, pittore ed incisore, maestro generoso e custode del fare con cura, oggi con questa personale scrive una pagina importante per Galliera. Con i suoi segni ci fa intuire, con le sue forme ci lascia interpretare, con i suoi percorsi ci mostra e ci accompagna, ed oggi Sergio è profeta in patria. Esagerare nella quantità. Erano forti delle cose meravigliose che ispirano molto l'espressionismo tedesco. Poi di solito Liberamente Arte con il Bruni organizza una mostra e quindi sarà possibile vedere queste cose. Un'altra cosa, in ingresso ho portato un libro che molto orgogliosamente sono pubblicato in questi mesi. È un libro che è di acquerelli mini, proprio miniature, che ho fatto a Venezia nel 2009, cioè mentre aspettavo che arrivasse la gente ai corsi, facevo così, occupavo quella mezz'ora, quel tre quarti d'ora per fare queste acquerelli. Sono paesaggi che ci sono nella mia mente, posti che ho visto e che ricordo ancora, quindi c'è il paesaggio inglese, il paesaggio americano, ecco un po' di tutto. Il libro sarà presentato il 17 settembre in Sala Rossini al Caffè Petrocchi, è un sabato alle 10:30 del mattino, quindi se non avete tanto da fare, cosa da fare, ce ne saranno centinaio di posti, insomma, è così. Okay? Grazie. È tutto blu, è una nave a navigare, a una vela, non di più. Ma sott'acqua i pesci sanno dove andare, dove mi pare, non dove vuoi tu. E il cielo sta a guardare, e il cielo è sempre blu. C'è un aereo lassù in alto, e l'aereo scende giù. C'è chi a terra lo saluta con la mano, va piano piano fuori da un bar. Chissà dove va. Sopra un foglio di carta lo vedi che viaggia in un treno. Sono tre buoni amici che mangiano e parlano piano. Da un'America all'altra è uno scherzo, ci vuole un secondo. Basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai tutto il mondo. Un ragazzo cammina, cammina, arriva ad un muro. Chiudi gli occhi un momento e davanti si vede il futuro già. È un'astronave che non ha tempo né pietà, va su Marte, va dove vuole, niente mai lo sai, la fermerà. Se ci vieni contro non fa rumore, non chiedi amore e non ne dà. Continuiamo a suonare, lavorare in città, noi che abbiamo un po' paura, ma la paura passerà. Siamo tutti in ballo, siamo sul più bello, in un acquarello che scolorirà, che scolorirà. Sopra un foglio di carta lo vedi, il sole è giallo, ma scolorirà. E se piove due segni di biro ti danno un ombrello che scolorirà. Basta fare un bel cerchio ed ecco chi hai, tutto il mondo che scolorirà. Grazie.
grazie perché mi eri vicina ancora prima di essere mia. E perché vuoi un uomo amico, non uno scudo vicino a te. Grazie che vai per la tua strada piena di sassi come la mia. Grazie perché anche lontano.